Buon pomeriggio e benvenuti a questa conversazione dedicata al ruolo della statistica nel supportare il disegno delle policy. La tematica è ricorrente nel corso di questa conferenza, ma noi l'affronteremo ascoltando il punto di vista di chi è sul territorio e progetta e gestisce le policy per il territorio. Ne parleremo con i nostri ospiti, che ringrazio per la disponibilità a partecipare a questa conversazione. Il dottor Antonio Meola, segretario generale della città metropolitana di Napoli, e il dottor Federico Lasco, direttore generale del Dipartimento Programmazione Presidenza Regione Sicilia. Io sono Antonella Bianchino e sono la dirigente dell'Ufficio Territoriale ISTAT dell'Area Sud. Qualche piccolo spunto prima di passare la parola ai nostri ospiti. Però alla base del buon governo ci dovrebbero essere i dati, o meglio, la capacità di prendere decisioni sulla scorta dell'esatta conoscenza della realtà sulla quale si va a intervenire. Le politiche di sviluppo dovrebbero partire dal territorio, dalla conoscenza approfondita e analitica, aggiornata delle condizioni sociali, demografiche, economiche, ambientali, delle realtà sulle quali si va a intervenire. Quindi, in altre parole, i decisori politici dovrebbero avere il cosiddetto approccio data-driven. E questo approccio è ancora più essenziale oggi perché serve per garantire un governo efficiente, ma anche e soprattutto con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Piano che in termini di spesa non è nemmeno lontanamente paragonabile a quanto l'Italia ha dimostrato di saper spendere negli ultimi 3 anni di programmazione. Inoltre, questo piano richiede una valutazione degli impatti e degli interventi. Per poterlo fare è necessario conoscere il contesto iniziale. Dunque, che cosa ci aspetta? Quale scenario? Ci aspetta una domanda pubblica in espansione e un maggior impegno per la valutazione degli impatti. Significativo è il ruolo che avranno gli enti territoriali, a cui competono investimenti per oltre 87 miliardi di euro. È quindi necessario rafforzare la capacità statistica del Paese, anche con riferimento al dettaglio territoriale dell'informazione. È necessario disporre di informazioni affidabili e pertinenti rispetto al contesto territoriale, diciamo, sul quale si va a intervenire. Questo implica la conoscenza di indicatori territoriali con una griglia territoriale molto fine, ma implica anche la necessità di seguire il processo in itinere ed ex post e quindi garantire un'efficace misurazione dello stato di avanzamento dei progetti. Io a questo punto chiedo prima al dottor Meola, ma effettivamente questa informazione serve per supportare il disegno delle policy? Cioè i dati vengono utilizzati e saranno utilizzati per le scelte di governance? Grazie per l'invito e grazie alla dottoressa Antonella Bianchino e naturalmente all'ISTAT per questa opportunità di confrontarci anche con il collega, il dottor Lasco, in questa esperienza comune. È fondamentale, diciamo, il ruolo dell'ISTAT. Io dico questo: considerate che la città metropolitana di Napoli è la seconda per densità abitativa in Europa, dopo Barcellona e prima di Atene. Già questo per avere le dimensioni di riferimento, come dire, all'interno del quale noi ci poniamo. E perché è così importante? È addirittura considerata dalla nostra amministrazione così importante che l'Istat è affidata direttamente al segretario generale dell'ente, cioè a chi nell'ambito di un ente locale sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti, per dare già solo simbolicamente l'importanza dell'Istat. Quindi ci crede talmente l'amministrazione da affidarla al vertice tecnico, diciamo così, dell'amministrazione della nostra città metropolitana. L'attività dell'Istat è per noi fondamentale e forse la stessa Istat non si rende conto di quanto sia veramente importante per noi. Tenete conto che qualunque attività, essendo noi un ente intermedio e nel rispetto del principio di sussidiarietà, è vero che chi è più vicino al cittadino deve provvedere, ma man mano che allarghiamo questo cerchio, diciamo, questa attività concentrica, troviamo gli enti locali in prima linea. Troviamo la città metropolitana come ente intermedio e poi troviamo anche la regione per un'attività importantissima sotto il profilo della programmazione. Ebbene, la città metropolitana naturalmente deve uscire dal palazzo. Come esce dal palazzo e va verso i territori, visto che noi abbiamo oltre 3 milioni di abitanti e 92 comuni dell'area metropolitana e abbiamo, per esempio, come Giugliano, un comune non capoluogo che è più grande dei comuni capoluogo, dovrebbe essere il comune non capoluogo più grande d'Italia, circa 130
140.000 abitanti a seconda dei dati ISTAT o delle presenze effettive che vengono verificate sul territorio. Abbiamo, come dire, necessità di dati. Poi un secondo intervento mi riserverò anche di integrare come è possibile svolgere questa azione, diciamo, confuciana di coordinamento, di armonia, di euritmia tra tutte le componenti di un'organizzazione, in primis quella degli enti locali, perché gli enti locali, in particolare i comuni, sapete bene che hanno avuto una perdita di personale incredibile, tenuto conto del fatto che il blocco il blocco della spesa e il blocco derivante dal patto di stabilità ha determinato la paralisi nelle assunzioni per moltissimi anni. Quindi i comuni si sono molto impoveriti, c'è bisogno che in un accordo, che poi magari in un secondo intervento chiariremo come potrebbe esserci con l'Istat e con i comuni, come può essere svolta questa attività fondamentale. Perché già considerando solo l'esperienza del benessere equo e sostenibile, quindi di elementi che racchiudono indicatori che fanno riferimento al territorio, naturalmente alla popolazione, ma tutta una serie di elementi ulteriori. Cioè abbiamo bisogno di dati che riguardano la salute del territorio, istruzione e formazione nell'ambito del territorio, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, le attività di trasporto, tutti i piani, sostanzialmente tutta l'attività tipizzata che deve essere svolta tramite i nostri consigli, che come sapete hanno una competenza specifica, appunto tipizzata, nell'ambito della pianificazione, della programmazione, dell'organizzazione, come ci si muove se non vengono conosciuti adeguatamente i dati? È come se fosse un'amministrazione cieca, cioè un'amministrazione senza dati, non riesce a programmare, non riesce a svolgere un'azione idonea di planning esecutivo, non riesce a attuare la pianificazione strategica dell'amministrazione. Anzi, spesso la pianificazione strategica non è idoneamente accompagnata dai dati che sono informazioni preziose per un'amministrazione pubblica, anche per capire dove intervenire, come intervenire. Dico questo alla luce del fatto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è ben più di un piano Marshall, cioè il PNRR, se si vanno a fare le dovute, come dire, i dovuti paragoni anche sotto il profilo dell'aumento del PIL e dei tempi che sono trascorsi, il piano Marshall, visto che 1,5 miliardi di dollari era stato conferito all'Italia, dà sostanzialmente i 2/3, forse i 3/4 di quanto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è in grado di conferire anche agli enti locali. Dico, come esperienza, già sui piani integrati, Città Metropolitana di Napoli riceve 351 milioni di euro dopo il decreto legge, l'emanazione del decreto legge 152, che è addirittura più alto di Roma Capitale. Tutto questo richiede due elementi essenziali, fondamentalmente: risorse umane, intelligenze, capacità di innovare sul territorio, di organizzare le attività del territorio e naturalmente come si fanno a organizzare le persone se i dati non sono conosciuti. Quindi noi abbiamo, esortiamo l'Istat a costituire una serie di elementi, di organizzazioni, di tavoli, in modo tale che i comuni siano correttamente e costantemente alimentati di dati, proprio come nel rispetto del principio, il principio dei vasi comunicanti sostanzialmente. Quindi c'è bisogno di innovare sotto questo profilo, perché i comuni da soli, per la carenza di personale fortissima che hanno, sono fortemente sottodimensionati, non riescono ad alimentare dal basso le relative attività e le relative informazioni e conferire i dati in tempo reale, considerando anche che sotto il profilo del censimento io auspico che si vada di nuovo in qualche modo al censimento permanente e non soltanto con tecniche che afferiscono al censimento universale di riferimento, perché i dati non sono corrispondenti a quanto noi avremmo necessità che fossero. Ma mi fermo qui come primo intervento, poi naturalmente sulla base di quanto la dottoressa Bianchino richiederà mi riservo di fare un secondo intervento. Bene, dottor Merola, la ringrazio, lei ha toccato tanti spunti interessanti. A questo punto sentiamo il punto di vista del direttore Dipartimento Programmazione Regione Sicilia, quindi un'area territoriale più vasta della città metropolitana. Federico, a te la parola. Federico, solo il microfono.
Chiedo scusa. Grazie mille Antonella Bianchino per questa opportunità. La Conferenza Nazionale di Statistica, grazie all'Istat, la Conferenza Nazionale di Statistica è un ottimo momento di confronto di questa grandissima comunità di pratica che lavora sui dati. Il ringraziamento all'Istat non solo per quello che farà, ma anche per quello che ha fatto. Il Dipartimento Programmazione in Regione Sicilia lavora eminentemente sulla programmazione dei dati e la gestione, perché siamo anche autorità di coordinamento delle risorse della politica di coesione. Senza il lavoro prezioso fatto dall'Istat, indicatori di realizzazione, di risultato e indicatori di impatto non sarebbero stati nella disponibilità con le caratteristiche che deve avere l'informazione statistica, la stabilità, la certezza e la continuità nel tempo delle informazioni. Quindi c'è già un gran lavoro che ha fatto l'Istat. Cosa succede adesso? Lo dicevi tu, Antonella, e lo diceva Antonio Meola, la sfida che il PNR lancia ai territori non è solo gli 87 miliardi, chiedo scusa, che vanno ai territori, ma è l'intero ammontare, i 290 miliardi di euro che il PNR destina all'Italia, perché l'impatto, l'assorbimento, il valore che viene calato sul territorio è l'intero, non avviene nulla se non avviene sul territorio. Stiamo parlando di, diciamo, se guardiamo solo a quello che va direttamente alla gestione degli enti locali, gli 87 miliardi, stiamo parlando del doppio di quello che normalmente non spendiamo, del doppio di quello che programmiamo. Se guardiamo l'intero montare, stiamo parlando di 3 volte quello che normalmente programmiamo sulle politiche di coesione, in un periodo di tempo che è praticamente la metà di quello in cui normalmente utilizziamo le risorse delle politiche di coesione, quelle nazionali e quelle che la Commissione europea mette a disposizione degli Stati membri. Quindi stiamo parlando di una sfida enorme. I dati sono indispensabili, lo dicevo, lo sono stati in ordinario, oggi lo sono in questa grande opportunità, questa grande sfida su cui il Paese non ha la tecnologia in grado di affrontarla da subito con efficienza. Che il sistema dei dati e i dati di cui avremmo bisogno sono un ciclo produttivo, come qualunque azienda, come qualunque network, rete di aziende e di produttori, il risultato dell'utilizzabilità del dato viene da un forte coordinamento e da un grande investimento in organizzazione e tecnologia. Credo che l'Istat debba essere protagonista. Lo diceva molto meglio di me e con maggiore dettaglio il direttore Meola, ma al di là delle ambizioni e dei desideri di noi che programmiamo e pianifichiamo operativamente sul territorio, è importante che il governo si faccia carico di questo grande sforzo di innovazione tecnologica e di innovazione organizzativa che chi produce il dato, che il ciclo produttivo del dato deve accompagnare lungo il ciclo di programmazione fino al 2006 del PNRR e fino al 2027, 28 e 29, perché sono gli anni di chiusura, per l'ordinaria programmazione delle politiche di coesione. Senza dati e senza una modalità diversa, ne parleremo poi nelle battute che Antonella Bianchino ci consentirà di fare successivamente, senza dati costruiti con tempestività, con modalità tecnologicamente innovativa e con organizzazione in grado di gestire la molteplicità dei produttori dei dati nei diversi ambiti, senza di questo il PNRR e la politica di coesione subiranno l'impatto di questa grandissima dotazione di risorse e l'incapacità, l'abbiamo vista già adesso quando sono partiti i primi avvisi con modalità competitiva, mentre le regioni e le amministrazioni centrali proseguivano nella programmazione al 21-27. Quindi
C'è una grande sfida e il governo, insieme all'Istat e agli enti locali, deve coglierla. Bene, ringrazio anche il direttore Lasco, molto, molto pertinente, un intervento veramente molto utile, che lo stesso ha offerto tanti spunti di riflessione. Io a questo punto farei un'ulteriore domanda, ancora un po' più di richiesta, insomma, da parte vostra, cioè vorrei capire, negli ultimi anni l'approccio dell'Istat verso l'utenza è un po' cambiato, nel senso che oltre alla diffusione offre anche un supporto di analisi ai policy maker. Se ne è parlato anche ieri nel corso della sessione dedicata a Sistan. Ecco, secondo voi, secondo il vostro punto di vista, quali possono essere gli ulteriori strumenti e azioni che la statistica pubblica, in primis l'Istat, dovrebbero mettere a disposizione del decisore politico? Passo sempre prima la parola ad Antonio Melo e poi Federico a te. Grazie. Molte grazie, dottoressa Bianchino. Io partirei proprio dal, diciamo, dalla palla alzata dal dottor Federico Lasco, quando ha fatto riferimento specifico, tra le altre cose, al ciclo proprio della programmazione. Vi faccio questo esempio pratico, diciamo, che può essere illuminante per noi tutti. Abbiamo appena avuto la proclamazione del sindaco del Comune di Napoli, il 18 ottobre, il professor Gaetano Manfredi, e naturalmente il professor Gaetano Manfredi si è presentato alla città di Napoli con un programma amministrativo, diciamo comunemente chiamato programma elettorale. Io lo chiamo il patto con la città, cioè il patto che il candidato sindaco e le coalizioni che lo sostengono stipulano con i cittadini. Ebbene, incredibile ma vero, sulla base della legge 56 del 2014, la cosiddetta legge del Rio, la città metropolitana non ha un programma amministrativo. Sembra incredibile. Ciò significa che nel giro di 90 giorni, a partire dalla data per legge questo, e per previsione statutaria, a partire dal 18 ottobre, quindi fino al 16 gennaio, entro il 16 gennaio, il nostro sindaco, che è automaticamente per legge anche sindaco della città metropolitana, peraltro al momento, come sapete, sono incarichi gratuiti svolti dai sindaci dei comuni, entro il 16 gennaio deve presentare la sua pianificazione strategica. Cioè è come se fosse una piramide, anzi un tronco di piramide, perché deve presentare le linee programmatiche di mandato. Secondo voi, diciamo che siete operatori del settore, di quali dati noi ci avvaliamo per costruire le linee programmatiche di mandato? Soprattutto sui dati che l'Istat proprio mette permanentemente, stabilmente e con gli aggiornamenti periodici a cui il dottor Federico Lasco faceva riferimento, proprio dell'Istat. Perché senza di quelle, ribadisco, noi saremmo totalmente ciechi, perché la questione non afferisce esclusivamente a un comune, ma a 92 comuni dell'area metropolitana. Peraltro, diversamente per esempio dalla situazione di Roma dove risiedo, mentre a Roma i 2/3 della popolazione risiedono nel comune capoluogo, nell'area metropolitana napoletana è vero il contrario, cioè i 2/3 risiedono nell'area metropolitana, quindi nella città metropolitana ad esclusione del comune capoluogo. Quindi dico, noi dobbiamo formare le linee programmatiche di mandato e la relazione di inizio mandato, peraltro è prevista perentoriamente entro 90 giorni dalla proclamazione del sindaco, come sapete non è la convalida che viene in consiglio, ma è la proclamazione che viene fatta tramite l'ufficio elettorale centrale, normalmente presso la Corte d'Appello o presso il Tribunale del luogo di riferimento. E allora lanciamo un'idea, poiché i comuni sono in grave difficoltà, poiché il nostro sindaco, il professor Manfredi, reiteratamente vi sta chiedendo di trovare delle soluzioni per associare le funzioni della città metropolitana, del comune o dei comuni capoluogo, o del comune capoluogo e dei comuni contermini, mi riferisco espressamente al fatto che città metropolitana di Napoli è soggetto aggregatore individuato dall'ANAC e quindi dal MEF come centrale unica di committenza, una delle due in regione Campania, e quindi noi facciamo appalti anche per, non solo per l'area metropolitana, ma per tutte le province della regione Campania, e così anche per mettere a sistema, come dire, l'utilizzazione dei beni confiscati per questioni appunto afferenti mafiose o camorristiche o di altra natura, quindi per la gestione associata dei beni confiscati. Lancio l'idea qui tramite la dottoressa Bianchino, potrebbe essere addirittura sviluppato questo modello
di una gestione associata dei servizi per l'attività proprio dell'Istat, quindi mettendo a fattor comune i comuni, scusate il gioco di parole, e la città metropolitana. C'è anche uno strumento tecnico che peraltro abbiamo adoperato anche, io ricordo, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento Funzione Pubblica, la gestione delle emissioni obbligazionarie in pool, fatta a Roma Sud, quando lavoravo ancora in quella zona, Ciampino e i comuni dei Castelli Romani, ai sensi dell'articolo 30 del TUEL. Cioè è vero che con questo strumento, che peraltro non comporta costi, non comporta posti da attribuire, non comporta indennità da conferire, è previsto dal testo unico la gestione associata dei servizi ai sensi dell'articolo 30 del DLGS 267-2000. All'epoca abbiamo avuto la Presidenza del Consiglio, Dipartimento Funzione Pubblica, unitamente all'Università di Tor Vergata e ai comuni Castelli Romani, perché oggi non possiamo avere l'Istat a guidare questa nuova modalità di sviluppo, che sarebbe anche innovativa sotto alcuni profili, basandosi su strumenti anche giuridici che però sono stati efficaci. Quindi trovare il modo per mettere insieme i comuni, per vedere come alimentare le piattaforme, per coinvolgere sotto il profilo della partecipazione e della motivazione anche chi lavora nei comuni, cioè che non si sentano spettatori o meri, come dire, fornitori di dati, ma che si sentano anche protagonisti di un progetto nuovo, di un modo nuovo di intendere la pubblica amministrazione, nonostante che la pubblica amministrazione abbia perso 220.000 dipendenti negli ultimi 10 anni, come sappiamo. Diversamente da quanto si crede, l'Italia è solo sedicesima nel rapporto tra dipendenti pubblici e, come dire, popolazione e popolazione residente. Quindi siamo sedicesimi, ce ne sono 56 sulla base dei dati che anche voi avete contribuito a conferire, su 1.000 addirittura all'interno delle nostre popolazioni. Siamo lontanissimi, perché in Norvegia e in Danimarca hanno il triplo di dipendenti pubblici. Quindi c'è necessità, proprio a quanto, sulla base di quanto faceva e indicava riferimento il dottor Lasco, c'è una necessità di una innovazione che deve diventare, come dire, innesto continuo, rinnovamento generazionale dell'amministrazione pubblica. Abbiamo bisogno essenziale di persone nuove, di persone innovative, che si basino anche sull'esperienza di dirigenti del valore del dottor Lasco o di altri dirigenti che hanno grandissima esperienza, che quindi possono guidare questo processo insieme con l'Istat. E ben venga questa conferenza nazionale di statistica, forse per fare il punto della situazione. E diversamente da quanto si crede, come dire, comunemente, noi abbiamo grandissimo bisogno, desideriamo che l'Istat diventi ancora di più protagonista per aiutarci nella soluzione dei problemi comuni e alla fine per fare quello per cui tutti siamo pagati, cioè il pubblico interesse. Grazie, ti ringrazio Antonio, grazie dottor Meola, veramente degli spunti interessanti. Io raccolgo questa tua richiesta di aiuto, la faccio mia, e possiamo anche portarla nell'ambito del tavolo tecnico regionale costituito ai sensi del protocollo d'intesa Istat, ANCI, UPI, anche con le regioni. Vediamo anche se è possibile estenderla a tutta la realtà territoriale che dirigo, in modo da appunto fare delle buone pratiche esportabili in altre realtà e veramente essere di servizio al paese e al territorio. Pongo la stessa domanda al dottor Lasco e sentiamo anche questo altro punto di vista. Grazie. Grazie Antonella, grazie Antonio Meola, non solo per i complimenti, ma per i grandi spunti che ha lanciato. Merita un augurio particolare il nuovo sindaco di Napoli, il sindaco metropolitano e l'amministrazione che dovrà accompagnarlo, le amministrazioni che dovranno accompagnarlo in questa sfida, che è sfida per tutto il paese. Quindi prego Antonio Meola di riferire al professor Manfredi gli auguri veramente di cuore, i più cari che si possano dare. Allora, vorrei tornare al tema del processo produttivo, perché l'analisi che l'Istat si offre di fare è preziosissima. Va resa però, a mio avviso, più che sull'analisi del dato come prodotto, sull'analisi del processo che genera i dati. I dati sono costruiti con il contributo di lacrime e sangue dell'amministrazione che attua
i dati più interessanti sono questi, sono quelli che raccolgono l'estrinsecarsi delle scelte amministrative per ogni singolo settore delle policy e i risultati che queste scelte generano. Di questi, l'analisi, a mio avviso, va concentrata sulla fase di produzione del dato, più che sul rilascio della lettura del dato. Abbiamo bisogno che il sistema degli enti locali, che è quello che produce il dato grezzo, lo produce perché attiva politiche e registra gli effetti delle politiche, tanto più si avvicini agli utenti, tanto più questa produzione è generata, deve diventare il sistema degli enti locali, deve diventare un pezzo organizzato e tecnologicamente supportato perché la sua attività gestionale generi automaticamente prodotto statistico. La sfida che abbiamo davanti mette in discussione uno dei beni fondamentali per il funzionamento di una macchina amministrativa e di una democrazia, per il funzionamento di una macchina amministrativa, di una macchina politica in un contesto democratico. Ed è questo il risultato principale a cui l'Istat può e deve, a mio avviso, contribuire. Questo bene pubblico fondamentale è la fiducia tra i governi, tra i livelli di governo. Una delle criticità maggiori che le politiche di coesione hanno registrato è la capacità di spesa. La capacità di spesa degli enti locali che realizzano i progetti, la capacità delle amministrazioni che programmano, pianificano e governano finanziariamente i processi di attuazione, di far fluire il denaro, le risorse finanziarie con rapidità e certezza dei tempi. Bene, la fiducia è costruita sulla capacità di mettere in fila tempi, risorse e progetti in maniera tale che si ricostituisca il rapporto di fiducia tra chi beneficia delle risorse e le deve vedere in progetti realizzati, chi realizza le policy, che sono gli enti locali sul territorio, e chi programma e gestisce finanziariamente. Il dato, la tempestività e la affidabilità del dato, non la veridicità, lo sappiamo che l'ambizione di rappresentare il vero non fa parte della dotazione delle scienze, anche della statistica. La veridicità del dato è l'ultimo dei problemi. Il primo problema è la tempestività e il secondo è l'affidabilità del dato, la capacità di essere generato con costanza e in maniera più coerente con le azioni che vengono compiute e con le scelte politiche che sulla base del dato vengono adottate. Bene, su questo la funzione dell'Istat, a mio avviso, è ineludibile, perché la macchina degli enti locali e delle amministrazioni centrali è governata sotto il processo della produzione del dato da un soggetto unitario a livello nazionale che è l'Istat. A mio avviso, il principale contributo che l'Istat ci può rilasciare è dati affidabili, tempestivi e coerenti con le scelte di policy che si devono fare. Bene, se quando avevamo 100 miliardi in 10 anni, da spendere in 10 anni, abbiamo messo in criticità la credibilità dei rapporti tra i livelli di governo, oggi che ne abbiamo 4 volte tante, dobbiamo raccogliere la sfida di ricostruire questa fiducia e farla diventare la base per l'accelerazione indispensabile della spesa e dell'effetto della spesa stessa. Per cui grazie Antonella di questa occasione veramente unica. Bene, sono io che ringrazio voi, ringrazio il dottor Federico Lasco, ringrazio il dottor Antonio Meola, siamo ormai in conclusione di questa nostra, di questo nostro incontro, e devo dire tutti spunti interessanti e soprattutto pertinenti. Ci sarà modo sicuramente di sviluppare questi spunti che sono emersi, di portarli avanti e soprattutto di prevedere appunto qualcosa da realizzare insieme per il bene del paese, per il bene dei nostri territori, e garantire un supporto necessario alle necessità degli enti territoriali, degli enti presenti sul territorio. Io ringrazio di nuovo i nostri ospiti, ringrazio quanti hanno partecipato a questa sessione e saluto tutti. Grazie.